Con noi c'è Carlo Benedetti, presidente uscente del Consiglio Comunale dell'Aquila e candidato nella lista del Partito Democratico a sostegno di Massimo Cialente. Salve. Che Consiglio Comunale è stato? Sono usciti i dati sulle presenze, i più virtuosi hanno saltato solo 3 consigli, e poi i più assenteisti, una settantina mi sembra, di quelli che hanno finito tutti e 5 gli anni. Che consiglio è? Ma io direi che è un consiglio che riproduce esattamente la società in cui viviamo, ha gli stessi pregi, ha gli stessi difetti, ma comunque devo dire è un consiglio che ha lavorato. E ha lavorato molto, pur avendo i consiglieri gli stessi problemi di tutti i cittadini dell'Aquila. Noi abbiamo scritto molte volte alcuni articoli sul problema dei monogruppi che c'era, sulla frammentazione eccessiva. Alla fine non è stato possibile ovviare a questa caratteristica. No, ma non è tanto un problema di regolamento quanto un problema di sistema elettorale. Credo che la riduzione dei consiglieri da 40 a 32 ovvierà nella prossima consigliatura a questo annoso problema, nel senso che sarà molto difficile che vi siano obiettivamente dei monogruppi in consiglio. Questo per evidenti ragioni di tipo numerico. Ma sarà necessario anche cambiare i regolamenti consiliari, secondo lei? No, il regolamento credo che vada benissimo perché è una garanzia di democrazia, insomma, voglio dire, poi il pluralismo e i costi della politica sono le garanzie migliori per il funzionamento delle istituzioni. Io sono uno di quelli che ritengo che i partiti ovviamente non solo non abbiano esaurito la propria funzione storica, ma siano insostituibili. Altra cosa è la degenerazione, la delinquenza, che la chiamo proprio delinquenza, che è un'altra questione. Certo. Un altro problema è stato quello del numero legale, spesso saltato. Noi abbiamo scritto una volta una figuraccia, lei si è infuriato, però quando bisogna approvare riforme chiave ci sono la metà dei consiglieri è tosta, insomma. Sì, ma il problema del numero legale è perché si è malintesa una tecnica di guerriglia consiliare che consiste nel far mancare il numero legale quando c'è la possibilità. Beh, devo dire che l'opposizione ha fatto largo uso di questa tecnica di guerriglia consiliare che secondo me rappresenta solo un momento di ostilità, chiamiamolo così, eccezionale. Ed è possibile solo in casi eccezionali, non è possibile ripetere con metodo questo tipo di guerriglia consiliare, non si giustifica specialmente in una situazione di terremoto. Qualcuno dirà è la maggioranza che deve tenere i numeri? No, i Anche. numeri devono essere tenuti dal consigliere comunale perché nessun regolamento e nessuna prassi giustifica questo tipo di atteggiamento. Il consigliere deve essere presente, esprimere le proprie idee. E devo dire, solo eccezionalmente può far mancare il numero legale o per esempio applicare come dire, l'ostruzionismo a livello consiliare. È altrettanto vero però che una maggioranza di 20, 22, 23, 25, Cialente ce l'ha avuta solo quando ha minacciato o si è dimesso Beh dalla sì, fascia. la maggioranza è stata sempre molto, molto risicata, ci sono stati degli abbandoni, non solo dei tanti tergicristalli che esistono nella politica aquilana. Se voi vedete la mappa degli schieramenti, esistono consiglieri che passano non solo da un partito a un altro, ma da uno schieramento all'altro, ma con una frequenza periodica. Credo Prossimo consiglio, 19 contro 13, dovrebbe andare meglio. proprio di sì. Veniamo adesso agli scenari per il voto. È uscito un sondaggio del Partito Democratico, 13 punti di più, 17 punti di differenza tra De Matteis e Cialente, tra Cialente e De Matteis. Secondo lei questo scarto è reale o, come hanno detto sia De Matteis sia Properzi, quindi il centrodestra si è ricompattato? Questo sondaggio è un po' strano. No, il sondaggio non è strano, io non amo i sondaggi, però ho capito che i sondaggi esprimono sicuramente un trend elettorale. Nella mia esperienza politica quello che conta ovviamente è il trend, purtroppo. Altro dato che io rilevo è la presenza di una forbice così ampia che giustifica, diciamo, degli errori in minima misura. D'altronde anche la mia esperienza quotidiana, non solo in questa campagna elettorale, mi porta a sottolineare un dato, che oggi la gente non ha bisogno né di polemiche né di cambiare il conducator, se vogliamo. Nel senso che il ragionamento che si fa
è che Cialente ha già fatto, dunque sa come si fa, ha gli appoggi giusti a Roma, ha la competenza e la capacità amministrativa per governare questa nuova fase, che devo dire già iniziata in questi ultimi 6 mesi, già la presenza di Barca dà dei risultati evidenti e tangibili, il flusso di denaro, la ricostruzione dei centri storici e delle case catalogate e permangono alcuni grandi elementi di incertezza che sono riassumibili nella figura onirica del commissario alla ricostruzione Gianni Chiodi, che fa il commissario nei ritagli di tempo o durante la notte, perché esercita più ruoli, commissario presidente della regione, commissario alla sanità, decide di incarichi eccetera, e soprattutto la presenza secondo me deleteria della struttura tecnica di missione, che ha un solo compito, quello di far durare una sola missione, di quella di far durare la ricostruzione veramente fino al 2032. Ma è un'ipotesi che noi escludiamo, noi nei prossimi 2 anni ricostruiremo la città, per intero. A proposito degli ultimi 6 mesi, parliamo di questo semestre bianco, diciamo così, qualcuno ha criticato questo fatto, proprio in vista delle elezioni sono usciti piano mobilità, piano di ricostruzione, adesso cominciano anche i lavori stradali alle rotatorie, insomma, troppo attivismo verso la fine della consiliatura. È un dato di fatto? Sì, 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 è un dato di fatto. È fisiologico? Perché, è fisiologico perché i frutti di un lavoro costante, per esempio il piano di ricostruzione, si vede ovviamente alla fine, ma è un processo che dura da 2 anni. Devo dire che se non ci fosse stato il terremoto ci sarebbe stato il piano traffico, il piano della mobilità, soprattutto sarebbero stati realizzati i parcheggi urbani che avrebbero migliorato il quadro della mobilità, e mi permetto di dire che il piano strategico avrebbe dato, approvato, discusso in decine di forum cittadini, avrebbe dato veramente dei risultati rivoluzionari per questa città. Un solo atto nei primi 100 giorni di governo può contraddistinguere l'era Cialente: l'acquisto di Piazza d'Armi. Se ne parlava da 100 anni, Cialente e l'amministrazione attuale ha comperato dal demanio militare la zona di Piazza d'Armi, che sarà trasformata, ecco, entro l'anno, gli impianti sono ancora integrati, in un grande parco, ma col master plan si metterà mano anche ai piani, abbiamo trovato i finanziamenti e abbiamo ovviamente avviato i progetti e le fasi, diciamo, contrattuali dell'appalto. Veniamo alla sua figura, al passaggio dal PDC, dai Comunisti Italiani, alla Federazione della Sinistra, adesso con il Partito Democratico. C'è una distanza troppo netta con la sinistra aquilana? Ma io direi di sì, questi 5 anni di governo hanno segnato in maniera pesante le differenze, non con il PDC ma con Rifondazione Comunista, e credo che la Federazione della Sinistra sia un'esperienza, diciamo, di retroguardia che nasce molto, già molto, molto da data, quindi faccio un augurio ai compagni di Rifondazione Comunista, ma credo che la sinistra anche in questa città debba esprimere soprattutto un'alta qualità amministrativa e un'alta qualità di governo, proprio perché si candida a governare un processo importante. I 5 anni che verranno saranno gli anni più importanti per questa città. Sinistra Ecologia e Libertà l'ha tentata? No, francamente non mi ha tentato, non ho avuto alcun dubbio, credo che sia una conseguenza, diciamo, di un percorso politico naturale. La lista del PD è una lista schiacciasassi, ci sono 10, 12, 13 nomi buoni, spendibili, qualcuno rischia di rimanere fuori e scontento? Questo sicuramente, però credo, io preferisco personalmente vincere le elezioni e dare una prospettiva di governo a questa città, perché devo dire con molta franchezza che da un lato negli 8 candidati sindaci non vedo competenze adeguate, lo dico con estrema chiarezza, e dall'altro anche chi si erge ad essere l'antagonista, diciamo, di Cialente, credo che non abbia veramente trovato un ruolo in questi 3 anni. Aver giustificato la propria presenza in consiglio regionale per qualcuno con annunci per 3 anni ogni 15 giorni che la zona franca era cosa fatta, e poi sappiamo tutti come è andata a finire, credo la dica lunga anche sulla mancanza di concretezza della proposta politica e della figura dell'antagonista, diciamo,
di Cialente. Io francamente spero che Cialente vinca dal primo turno. Sarebbe un messaggio forte per il governo, sarebbe un messaggio forte per tutti, una città unita intorno al proprio sindaco che vuole veramente iniziare una fase, la fase 2 della ricostruzione, quella che ci porta a riavere una città come l'avevamo e come l'abbiamo sempre sognata. A questo ci arriviamo, però parliamo prima di questo antagonista, diamogli un nome, Giorgio De Matteis. Beh no, potrebbe anche essere, anche secondo il vostro sondaggio però è De Matteis. Sì, e sono diciamo legati, però bisogna dire che abbiamo un De Matteis in caduta libera e un Pro Persi, però questi sono dati che non mi riguardano. Vedremo io, il 7. Io oggettivamente credo che si possa vincere al primo turno e sarebbe molto bene per la città se gli aquilani dessero al proprio voto un peso specifico superiore. Oh, Cialente questa cosa del primo turno l'ha detta più volte, negli ultimi tempi lo dice un po' di meno. Scaramanzia, prudenza o che succede? Ma io sono personalmente convinto che Massimo ce la possa fare da subito, perché sia per lavoro che per politica sto molto in mezzo alla gente e devo dire che la gente ha già scelto. L'Aquila ha scelto nelle opinioni, ma della gente che si alza e va a lavorare, io credo che Cialente abbia un gradimento molto più alto di quello che ha avuto fino adesso in politica. La gente comune ama questo sindaco, perché sa giudicare, sa che ha fatto tutto quello che umanamente era possibile, ha anche sbagliato, ma chi non ha sbagliato? Questa città si divide in chi ha buttato il sangue in questi anni e chi ha puntato l'indice nei confronti di persone e ha giudicato quello che si doveva fare e che non si doveva fare. Ma ripeto, nessuno ha avuto un ruolo in questa fase di ricostruzione in città fuorché il sindaco Cialente ed il consiglio comunale. Ultima domanda, il 1° giugno lei preferisce essere consigliere comunale, assessore, di nuovo presidente del consiglio o presidente di municipalizzata o altri enti? No, io devo dire amo la politica, credo di aver svolto, se non altro, con moltissimo impegno il ruolo di presidente del consiglio comunale e non era facile. Vedremo, io ci sono. Grazie.